chiami? Asia Ferrante. Daniele Brancato. Anni? 13. 13. Mi dici com'è stata questa esperienza di queste due giornate con esperti di internet? È stata, diciamo, istruttiva. E mi sono piaciuti e sono state interessanti. Delle cose non le sapevo. Tu sei su Facebook? Sì. Perché i miei non vogliono. Se no tu lo faresti? Tu ci andresti? Da quanto? Diciamo 8 anni. Cioè ti sei iscritto e avevi? Credo 6 anni. Come mai? Ma è iscritto mio fratello. E hai cominciato subito a usarlo molto? No, soprattutto per i giochini e basta. E internet perché lo usi? Per vedere le foto dei cantanti. Che cosa ci pubblichi con Instagram? Foto con da solo, con la mia migliore amica, dei miei cani. Come ti chiami? Alessandro Castellano. Sara Bossi. Anni? 13. Una tua valutazione su queste due giornate di incontri su internet? Le ho trovate molto interessanti perché, come oggi l'avvocato ci ha spiegato tutti i rischi, sono molto più consapevole di come navigare su internet e ho scoperto tante cose nuove. Allora, la maggior parte delle cose comunque le sapevo perché i miei genitori si sono sempre interessati e anche un paio di anni fa erano venuti a un incontro che era stato fatto a scuola sempre dalla polizia postale, quindi comunque mi avevano raccontato e comunque si preoccupano sempre di quello che faccio. Però alcune cose sono state nuove per me e le ho prese. Cioè su Facebook e comunque in internet in generale mi tengo aggiornata su tipo i cantanti che mi piacciono, serie TV che usciranno, libri. Ti è mai successo qualche episodio spiacevole? Personalmente no, però a delle mie amiche venivano contattate da estranei su Facebook, quindi gli ho detto comunque che dovevano togliere l'amicizia e bloccarli. Mi chiamo Armen Gasci, frequento la scuola Francesco Redi e sono straniero, già dal nome. Sono Giovanni Ristalli, vado anch'io alla scuola Francesco Redi, ho 13 anni, non uso molto internet, cioè Facebook, WhatsApp, però uso parecchio YouTube. Facebook ce l'ho anch'io e ho diciamo 200 e qualcosa amici e li conosco tutti perché visto che sono straniero e ho cambiato scuola, ho amici di là, amici di qua e quindi si sono fatti così tanti. No, non ci sono su Facebook. Come mai? Mia mamma mi ha detto che fino a 16 anni sarebbe meglio di non andarci proprio per questi rischi, per la privacy. C'ho WhatsApp, non lo uso molto spesso. Visto che gioco con un gioco online mi arrivano delle amicizie di questi ragazzi, anche giovani, anche vecchi, però io non li accetto perché non le conosco, ci ho solo giocato. Mia sorella è costantemente su WhatsApp e un po' mi preoccupa perché è piccina per andare così tanto su WhatsApp. Questa cosa con internet mi è piaciuta ed è stata da lezione perché non si sa mai, cioè è una cosa imprevedibile, non si sa mai chi c'è dietro il computer. Anche a me piacerebbe fare lo youtuber, mi piacerebbe molto. Mia sorella ha Instagram, è successo di vedere questa persona che gli chiedeva un po' di dati personali. Guardando tutte le sue foto si è visto che una volta aveva capelli biondi, una volta aveva la faccia un po' diversa. E quindi si è scoperto un pochino che non era quello che è, si dimostrava delle persone diverse. Su internet ci sto poco, veramente io su Facebook sto pochissimo. Elia Pileggi, sono il rappresentante d'istituto della scuola Francesco Redi. Chiara. Una tua valutazione su queste due giornate? È stato molto interessante per scoprire i rischi di internet. E sta a fare più attenzione quando si naviga sul web. È utile perché io, diciamo, mi piacerebbe molto entrare nel mondo di internet approfondendo, stando su YouTube, però sapendo come caricare i video personalmente senza troppi rischi. Lo usi molto Facebook? Ma non più di tanto. Ci metto le foto con i miei amici, però con il consenso, con il loro consenso per guardare tipo le foto delle persone famose. Fare anche un lavoro su internet tipo lo youtuber mi piacerebbe sinceramente tanto. Sono sì su Facebook. Da quanto? Dall'anno scorso.
c'era questo signore, c'aveva la foto di un bambino piccolo, cioè di un ragazzo come noi, però poi c'era la foto di sfondo di una faccia di un adulto. E quindi che hai fatto? Quindi mi aveva chiesto l'amicizia, era, non era italiano, era messicano, perché ci siamo conosciuti tramite un gioco, e io non gliel'ho accettata.